Se volessimo occuparci di serie TV incentrate sul meraviglioso, potremmo partire da Lost, che nei primi anni 2000 fece di un'isola nel Pacifico un teatro di illusioni, enigmi e misteri. Ma forse sarebbe più indicata la serie di Twin Peaks, che nei primi anni 90 partiva dalle indagini su un caso di omicidio per raccontare l'irruzione nella realtà di elementi onirici e grotteschi, sempre più sconcertanti. Ma poiché siamo in Italia, possiamo fare di meglio, spingendoci fino ai primi anni 70, quando la Rai produsse uno sceneggiato misterioso e terrificante, Il segno del comando. Ambientata a Roma, la serie segue le indagini di un professore inglese sulle tracce di un oggetto enigmatico. La narrazione mescola gli elementi tipici della letteratura gotica, ambientazioni lugubri, evocazioni spiritiche, reincarnazioni, dipinti a chiave, codici musicali, morti sospette, percezioni extrasensoriali e la continua oscillazione tra realtà e sogno. Esiste una spiegazione razionale per quello che succede o dobbiamo ammettere l'intervento della magia? Chi la vide all'epoca ne ricorda le atmosfere spaventose. I giornali lo definirono il giallo della paura e ancora oggi sembra inconcepibile che certe scene andassero in onda sul primo canale Rai. Ho studiato così a fondo Il segno del comando da avergli dedicato questo libro, un tentativo di mettere insieme la guida turistica e l'analisi dei meccanismi meravigliosi della serie. Smontare il meccanismo e studiare come le sue parti inquietano e sorprendono fa scattare due desideri. Rivedere la serie su RaiPlay e mettere i piedi in strada ripercorrendo le orme del protagonista verso il luogo meraviglioso in cui George Byron visse un'esperienza indimenticabile. Nel libro tento di fare una cosa impossibile, dimostrare storicamente che quel luogo non esiste e accompagnare materialmente chi legge verso quel luogo. La serie si apre in via Margutta 33, raggiungerla è facile, basta cercarla sul navigatore. Ma Il segno del comando è un viaggio che parte dalla realtà e se ne allontana poco alla volta. Trovare Via delle Tre Spade 119, la nicchia protetta dal messaggero di pietre, è più difficile, perché non esiste nella nostra dimensione. Dopo innumerevoli peregrinazioni, ho abbracciato la logica del sogno e ricostruito un percorso che parte da Largo Febo e si inoltra per Vicolo della Pace verso Via dei Coronari. Non mi è bastato analizzare le immagini, ho dovuto incrociare il racconto visivo con il romanzo di Giuseppe d'Agata. Entrambi cercano di disorientare, agendo come calamita di disturbo sulla bussola che usiamo per orientarci. La narrazione produce quel senso di smarrimento e inquietudine, accostando tratti di strada che nella realtà sono sconnessi e in alcuni casi passando dalla realtà al sogno in modo del tutto fluido. Prendiamo in esame solo uno dei trucchi usati per costringerci dentro il racconto. Il segno del comando alterna continuamente due tipi di colonne sonore. La musica intradiegetica è quella che i personaggi sentono perché è interna al racconto. In una scena un chitarrista entra nella taverna dell'angelo e si mette a cantare. Se m'hai lasciato ancora, nullo di. Avendola sentita, il protagonista Edward Foster può commentare: Bella questa canzone. Anche le parole sono molto curiose. Pochi minuti prima lo stesso arpeggio accompagna lo studioso e la modella Lucia verso la taverna, ma il contesto ci fa capire che si tratta di musica extradiegetica. La melodia si rivolge a noi e riflette lo stato d'animo dei due, i quali però non sentono che l'eco dei propri Dove passi siamo? sui ciottoli di In Trastevere. Trastevere. La dimestichezza col linguaggio cinematografico ci fa distinguere facilmente tra i due tipi di musica, ma confidare troppo nel nostro senso dell'orientamento è rischioso. In una scena successiva, Forster e il funzionario Powell passeggiano tra le rovine della Basilica di Massenzio, accompagnati dalle sontuose note del Salmo 17 di Baldassarre Vitali. Tutto fa pensare che si tratti di musica extradiegetica. Eppure, quando la telecamera si sposta verso destra e inquadra un'intera orchestra impegnata a suonare l'inno sacro, ci rendiamo conto di esserci sbagliate. La musica è intradiegetica, per quanto paresse assurda l'idea di decine di musicisti che si esibiscono all'aperto nell'area archeologica. Qualche minuto prima, una musica più frivola accompagnava una conversazione Diciamo tra Forster piuttosto e la giovane Barbara senso nell'appartamento del di ridicolo. costei. È strano. Anche in questo caso il contesto Credo che avessero suggerisce che si sottratto tratti di mia musica moglie. extradiegetica. Beh, allora Il dialogo perché si ci sono prolunga per rimasto 2 minuti, male? ma poi la donna spegne la radio e ci accorgiamo dell'errore. La musica era intradiegetica e quel capovolgimento percettivo coincide con il passaggio della conversazione a toni sempre più drammatici. Fino a quel momento lo sceneggiato ci aveva rassicurate sulla nostra capacità di distinguere tra i due tipi di musica. È la quarta puntata, quella dedicata alla musica, a farci franare il terreno sotto i piedi. Non possiamo più mantenerci a distanza di sicurezza dal racconto e sentirci estranee a quanto accade. Lo sceneggiato usa la musica per dirci che siamo dentro il racconto più di quanto potessimo immaginare.
Quando crediamo di aver capito il gioco delle oscillazioni, lo sceneggiato alza di nuovo il tiro. L'arrivo di Edward Foster nell'abitazione del principe Anchisi è accompagnato da una musica d'organo. Trattandosi della sinfonia che ci ha fregate alla Basilica di Massenzio, sospendiamo il giudizio perché non sappiamo ancora se lo studioso inglese stia sentendo meno la melodia. Sarà intra o extra diegetica? Quando Foster apre una porta, il suono si interrompe all'improvviso. Il maggiordomo spiega che l'organo nella stanza non viene suonato da molti anni. La rivelazione è doppiamente sconcertante. Dentro il racconto, Forster si interroga sull'origine di quei suoni, mentre noi dobbiamo ammettere di aver sentito una melodia del terzo tipo. La musica non è intradiegetica perché il maggiordomo non l'ha sentita, ma non è neppure extradiegetica perché lo studioso l'ha percepita chiaramente. Forse nella propria mente? Giocando sull'ambivalenza, lo sceneggiato ci spinge a identificarci con Forster, avendo anche noi sentito la sonata e ignorandone come lui l'origine. Anche qui non possiamo restare fuori dal racconto, perché il segno del comando ci forza nel punto di vista e di ascolto dello studioso, mostrandoci il mondo del racconto attraverso i suoi sensi. La sua e le nostre identità si confondono, costringendoci a farci carico della sua paura per il destino che lo attende. Lo sceneggiato è un esercizio di mentalismo raffinato e spaventoso, ma è solo il primo di una serie di suggestioni su cui sto lavorando, tutte incentrate sulla città di Roma. Il mio progetto Incantamenta Romana è un invito a ripercorrere le strade della capitale attraverso un dedalo di incantagioni e suggestioni mentalistiche nell'ottica di una deriva sulle tracce di storie dimenticate e sconcertanti. Se la missione ti incuriosisce, ti porto volentieri con me.